Allo stadio Picco va in campo la solidarietà. Amici sportivi, ben ritrovati da parte di Gianluca Tinfena e Marco Mora per vivere l'emozione di questa sfida amichevole tra Spezia e Sampdoria per l'ottavo trofeo in memoria di due giovani tifosi prematuramente scomparsi, Mattia Sorrentino e Ilaria Franchetti. Il ricavato verrà devoluto alle famiglie colpite dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova. Andiamo subito a scoprire le formazioni iniziali di questa amichevole. Spezia in campo con la Manna, 4-3-3, linea difensiva formata da De Col, Terzi, Gianni e Augello, a centrocampo Crimi, Ricci e Bartolomei, davanti Bidaoui e Okereke, a supporto di Galabinov. Risponde la Sampdoria con il 4-3-1-2, in porta il brasiliano Rafael, difesa a 4 con Rolando, Ferrari, Colley e Junior Tavares, a centrocampo Sala, Barreto e Peters, Caprari alle spalle di Quagliarella e De Frel. Queste le formazioni iniziali. Spezia che schiererà la migliore formazione possibile per cercare il colpaccio in questa sfida amichevole. Sampdoria senza i nazionali e senza anche alcuni acciaccati, tra questi Tonelli e Saponara. Partita utile, Marco Mora, al di là per l'aspetto della solidarietà, per capire i progressi dello Spezia dopo la bella vittoria di una settimana fa in casa contro il Brescia. Sì, indubbiamente una gara utile alle due squadre, soprattutto allo Spezia, per trovare i migliori automatismi. È vero, dicevi, dell'aspetto della solidarietà, però un po' dispiace vedere le gradinate, la curva del Picco, che nonostante i prezzi popolari non sono gremitissime, questo lo dobbiamo dire, perché questa giornata, al di là dell'amichevole, ha il fine principale di essere vicini alle famiglie delle vittime del crollo di Ponte Morandi, oltre che ovviamente ricordare con questo ottavo trofeo Ilaria e Mattia, come campeggia nello striscione che ora gli ultras stanno esponendo nella curva ferrovia. Dicevi della partita, le indicazioni ovviamente saranno più per lo Spezia, che comunque fa anche esordire qualche volto nuovo, mentre la Sampdoria, al di là dell'attacco che è quasi tipo, quasi quello che vedremo nel prossimo turno a Frosinone, poi risente di molte assenze per i vari nazionali in giro per il mondo. Sarà una sfida importante soprattutto per l'esterno marocchino Bidaoui, qualche guaio fisico per lui che lo aveva tenuto fuori dal terreno di gioco nelle sfide di campionato. Oggi presentato dal primo minuto da Pasquale Marino, un giocatore sul quale il tecnico punta davvero molto. Ricordiamo il grande protagonista della sfida con il Brescia, Pierini, parte dalla panchina. Intanto entrano in campo le due formazioni, l'arbitro della gara è Fabio Piscopo di Imperia, gli assistenti sono Cristian Rossi della sezione della Spezia e Fabio Schirru di Nichelino. Spezia ha partito in campionato con una sconfitta, quella di Venezia, e una vittoria, quella di sabato scorso al Picco contro il Brescia 3-2, in una partita davvero ricca di emozioni. Sampdoria 3 punti in classifica in Serie A dopo il KO di misura di Udine, la vittoria a sorpresa roboante del Ferraris 3-0 contro il Napoli, con protagonisti De Frey, l'autore di una doppietta, e il tacco magico di Quagliarella che ha sigillato il punteggio sul 3-0. Applausi per i 22 in campo, Spezia in completo nero, Sampdoria in tenuta completamente bianca. Tra le curiosità, due ex genoani tra le fila dello Spezia, la Manna e Galabinov, che lo scorso anno erano dall'altra sponda, rosso-blu per quanto riguarda le formazioni di Genova.
Applausi per mister Marino, applausi sportivi anche per Giampaolo. I due tecnici si stanno accomodando in panchina. A disposizione di Marino c'è Manfredini, Barone, Mora, Pierini, Ghiasi, Capradossi, Gudjonsen, De Francesco, Bastoni, Vignali, Maggiore, Figoli. Per la Sampdoria, Raspa, Maggioni, Leverb, Sorensen, Giordano, Canovi, Ejak, Ramirez, Baluli e Maglie. Spezia che da qualche giorno ha all'interno del proprio organico anche un grande attaccante, ex attaccante come Totò Di Natale, che sarà collaboratore tecnico di Marino. Marco. Sì, Di Natale conosce bene Marino e la fiducia indubbiamente che gli è stata data per questo incarico è stata ripagata. Lui metterà tutta la sua esperienza a servizio della squadra, degli attaccanti, lo ha detto in particolare, ma più in generale di tutti coloro che magari meno esperti avranno certamente bisogno di un consiglio da parte di un giocatore così importante. Una notazione di colore, perché ogni partita purtroppo dobbiamo farne e anche oggi non fa eccezione. Ci aspettavamo lo Spezia in maglia bianca e la Samp nella sua classica divisa blu cerchiata, e invece lo Spezia ha la maglia nera, ma la Sampdoria, una notazione curiosa, ha la maglia di allenamento bianca, perché non è una maglia di quelle che metterà poi nel corso della stagione. Infatti la numerazione è dall'1 all'11 e non ha i numeri, i nomi sulle spalle. Si parte con la Sampdoria in possesso palla con Rolando, prova a servire in avanti Quagliarella, viene fermato dalla difesa dello Spezia. Attenzione ora a Caprari da quest'anno utilizzato in due versioni, un po' come lo scorso anno, quelle di trequartista e quella di attaccante. Attenzione ancora a Caprari, che viene però fermato da Augello, che prova a far ripartire la manovra dello Spezia. Si torna a Terzi, che allunga in favore di Crimi, quindi ora definitivamente tra i piedi di Rafael, portiere brasiliano finito nel dimenticatoio a Napoli dopo che nella stagione 2013-2014 era arrivato all'epoca a Napoli con davvero tante aspettative. Ora è il dodicesimo della Sampdoria, il primo è Emil Audero, portiere dell'Under 21 che quest'oggi non c'è per motivi legati alla nazionale. Quagliarella mette a terra la conclusione, ribattuta, nessun problema per la manna. Bello comunque al di là di tutto vedere al picco un giocatore come Quagliarella, davvero un evergreen che forse meriterebbe la nazionale. Eh sì, indubbiamente, avendo visto anche la prova dell'Italia contro la Polonia, sicuramente non sfigurerebbe, anzi abbiamo subito visto che si è già messo in evidenza, un tiro al volo dal limite dell'area poi respinto dalla difesa dello Spezia. È un giocatore che non ama i gol facili, è un giocatore dei gol impossibili e bellissimi come quello, il terzo contro il Napoli, che ha fatto peraltro con una naturalezza davvero da campione, quindi è sicuramente la punta di diamante di questa Sampdoria. Da tenere sotto stretta osservazione per quanto riguarda lo Spezia la prova di Bidawi in campo con il numero 26, il suo numero stagionale, mentre per la Sampdoria osservati speciali soprattutto per mister Giampaolo sono Colley e Tavares. Colley partito titolare ma in seguito superato da Tonelli, intanto ci ha provato dal limite dell'area Caprari senza successo. Dicevamo Colley partito titolare, viene dal Genk, mentre con il Napoli Tonelli è stato 3 milioni in campo e quindi è considerato il titolare insieme ad Andersen, mentre Tavares è il brasiliano arrivato per giocarsi il posto sulla sinistra con Murru, giocatore che lo scorso anno aveva destato qualche perplessità, l'ex cagliaritano quest'anno se la gioca con Tavares, anche se Murru pare il titolare per una delle prestazioni incolori durante la fase precampionato proprio del brasiliano, che ora riceve palla sulla sinistra. Junior Tavares, serve Caprari,
dai 30 metri, scarica nei confronti di Barreto che prova a servire Quagliarella, fermato con esperienza da Gianni. Ora Rolando, si riparte dall'ex Palermo, doveva essere tra i partenti nell'ultimo giorno di mercato, non sono arrivati accordi con formazione di Serie B, è rimasto alla Sampdoria. Barreto, attenzione per De Frel, ancora lui, fermato da De Col, prima occasione del match. Eh sì, sta bene De Frel, lo ha dimostrato con la doppietta contro il Napoli in campionato e adesso è passato in mezzo alle maglie della difesa dello Spezia procurandosi un'occasione, la prima importante di questa gara, sinistro ribattuto in corner. Calcio d'angolo per la Sampdoria, Caprari sul punto di battuta, sul secondo palo allontana Capitan Terzi, Barreto sul pallone, insieme a lui Bidaoui che recupera. E allora si riparte da Ricci, l'ex Salernitana, ora il pallone è buono in favore di Okereke contro Ferrari, Okereke prova a puntare l'uomo, deve tornare indietro Ricci, lo Spezia in area di rigore, ancora Okereke in favore di Bartolomei, non riesce a trovare Varchi lo Spezia seppur continua questo fraseggio in attacco. Bidaoui per Bartolomei, tra le sue caratteristiche ovviamente anche il tiro efficace dalla lunga distanza, il cross di Bartolomei troppo facile per Rafael. E allora la Sampdoria con Sala, quest'oggi a centrocampo, il suo ruolo naturale quello di centrocampista, anche se da due anni viene schierato sulla destra ad alternarsi con Berezinski. Sì, è un giocatore che ha qualità, ha corsa e quindi il ruolo naturale di centrocampista secondo me gli si addice. Poi è chiaro che la scelta ovviamente è con un nazionale, il nazionale polacco Berezinski, quindi direi che certamente in quel reparto ha comunque delle buone alternative Giampaolo. È interessante vedere che lo Spezia prova ad affacciarsi dalle parti dell'area sandoriana, certamente un inizio un po' timido, differenza di categoria soprattutto quando la difesa aquilotta è sotto pressione e si fa sentire. Sampdoria con delle assenze ma comunque con una formazione importante dal primo minuto, nella ripresa se entreranno in molti primavera forse l'equilibrio sarà diverso, ma attenzione ancora alla Samp con Caprari, Peters in favore di Colley, quindi Junior Tavares sulla sinistra fronteggiato da Okereke, il brasiliano si deve affidare a Jacopo Sala, ora Colley. Quindi Ferrari, lo scorso anno al Verona in Serie A. Palla lunga per Quagliarella che l'aggancia molto bene, due giocatori su di lui, ma si trascina il pallone fuori. De Col e Terzi lo hanno controllato bene. Spezia, lo ricordiamo, sarà impegnato a Cremona nella prossima sfida contro l'ex Andrea Mandorlini, un banco di prova importante per valutare i progressi di questa squadra dopo il successo con il Brescia. Sì, la Cremonese che ha riaperto la campagna abbonamenti in questi giorni, resterà aperta fino al 14 di settembre, quindi troverà lo Spezia un ambiente sicuramente caldo. Cremonese che ha totalizzato altrettanti pareggi in due gare e ancora è una squadra da decifrare. Mandorlini è un ex ovviamente che ha lasciato un buon ricordo qui al Picco e sarà una gara già un test importante soprattutto per verificare la tenuta dello Spezia in trasferta, che è quella che è sempre stata un po' costantemente la problematica della squadra negli ultimi anni e all'esordio di Venezia non sembra essere guarita, però si sa le prime giornate da questo punto di vista sono molto strane. Unica squadra a punteggio pieno per ora in Serie B, il Cittadella, che ogni anno davvero ormai è protagonista perlomeno per i playoff della Serie B. Rimessa laterale in favore della Sampdoria, Alex Ferrari in favore di Colley, lo scorso anno al Genk in Belgio, osservato speciale un anno intero e poi arrivato alla corte di Giampaolo in estate, tra i primi acquisti per la formazione blu cerchiata del duo Osti Sabatini. Sala, Colley, Junior Tavares, Caprari, ora
prova ad uscire Gianni, l'ex capitano della SPAL, lancia Okereke, che ampie praterie per lui al centro dell'area, però non c'è nessuno. Vediamo cosa fa il nigeriano. Punta un avversario tra gli applausi del pubblico, all'indietro per Filippo De Col. Bartolomei, l'ex Cittadella, sbaglia e si fa soffiare il pallone da Caprari. Quagliarella, Peters, nazionalità belga ma nato in Guinea. Sala è all'indietro per Tavares. Quando ci stiamo avvicinando al nono minuto del primo tempo, ancora 0-0 in questa amichevole, ottavo trofeo Mattia Ilaria tra Spezia e Sampdoria. Rafael, lo Spezia prova a mantenere il pressing alto, ora Rafael Ferrari, ancora Rafael. Galabinov prova ad andare a pressare, riparte Colley, Tavares, ancora Okereke. Okereke, giocatore da scoprire ancora al 100%, dalle grandi potenzialità, ha dato il meglio di sé lo scorso anno con il Cosenza alla Spezia, deve ancora davvero trasformarsi in cigno. Sì, a Cosenza non volevano farlo partire, tanto che ha fatto bene lo scorso anno. Qui deve ancora dimostrare il suo valore, certamente speriamo di trovare un Okereke cresciuto, maturato rispetto a qualche stagione fa. Diciamo che in questo momento in cui Galabinov, vista la sua stazza, deve entrare in condizione, ha bisogno di minuti nelle gambe, sono importanti le ali, importante il gioco veloce, quindi in questa prima fase, in questo avvio di stagione, saranno fondamentali, come abbiamo visto anche nella partita contro il Brescia, coloro che verranno schierati al fianco del centravanti bulgaro. E abbiamo visto con il Brescia sia Pierini che Ghiasi protagonisti anche con gol per una vittoria importante, il riscatto di Marino lo scorso anno a Brescia, subentrato quindi esonerato, quest'anno una nuova chance che gli ha concesso Guido Angelozzi sulla panchina dello Spezia, allenatore di grandissima esperienza per la categoria. Caprari, servito da Tavares, ancora il brasiliano, la Sampdoria però non trova Varchi, imbrigliata molto bene dallo Spezia. Ferrari, Barreto, Ferrari, ancora Barreto, all'indietro da Colley. Barreto che quest'anno ha l'improbo compito di sostituire in cabina di regia nella Sampdoria Torreira, lo ha fatto nella partita con l'Udinese con alterne fortune. Intanto Crimi, numero dell'ex Entella e Latina, Bidawi sulla sinistra, prova a puntare l'uomo, il marocchino al centro, allontana Colley e riparte la Sampdoria. Barreto, Caprari, quindi Rolando, Peters, Colley, Ferrari, lentamente avanza la Sampdoria. Barreto fermato molto bene da parte di Ricci, uno dei nuovi componenti di un centrocampo davvero tutto nuovo dello Spezia di quest'anno. Sì, dicevano che Crimi era soprattutto un lottatore, però ha fatto vedere dall'azione prima che ha anche delle buone qualità tecniche, e mentre Ricci è ancora un po' indietro di condizione, abbiamo già potuto vedere quanto possa essere importante in questa linea mediana l'apporto di Bartolomei, non a caso proviene dal Cittadella che, come hai detto tu, è stato ed è protagonista in questi anni in cadetteria. Bidawi fa salire Augello, il cross lungo per tutti, lo rincorre Tavares insieme a Okereke e il pallone sfila fuori, ma tra gli applausi del pubblico del Picco. Sala, Ferrari, Barreto, Colley, Peters, ancora Colley, sbaglia tutto qui, non riesce a recuperare definitivamente però Crimi. Pausa questa
settimana, questo weekend per le nazionali. Da quest'anno riposa anche la Serie B. Ricordiamo lo scorso anno i tanti nazionali che aveva il Palermo, che doveva fare a meno durante l'anno, ma attenzione alla Sampdoria fermata qui, ma ancora in possesso di palla con De Frel, Barreto, Peters, allarga il gioco sulla sinistra per Junior Tavares, rallenta il gioco però, Sala, si riparte da Colley. Dicevamo, la sosta per i nazionali, si riparterà il prossimo weekend sia con l'A che con la B, Serie B che potrebbe essere a 19 oppure a 22 squadre, lo sapremo solo martedì, con tanta confusione fatta quest'anno. Beh, una cosa incredibile, credo, questa situazione della Serie B ai limiti del paradossale. Dicevi a 22, addirittura c'è chi vocifera 23, perché potrebbe anche essere esaminata la posizione dell'Entella oltre che del Catania. Seguiamo questa azione con Bidawi, si destreggia bene, conclusione fuori. Ecco, dicevamo relativamente al campionato di Serie B che addirittura si è parlato di 22-23 squadre. Come verrebbe risolta la situazione? Lo sapremo martedì. In concreto dovrebbero essere tenute per buone le prime giornate, facendo affrontare le squadre eventualmente ripescate, però poi andrebbe ristudiato tutto il successivo calendario. Quindi credo che davvero sia ancora una volta la dimostrazione che in Italia si interviene male e spesso troppo tardi. Rolando prova a fare tutto da solo sulla destra, lo fronteggia Augello, deve tornare indietro l'ex difensore del Palermo, ora Peters, quindi Sala e ancora Colley. Quindi si potrebbe prospettarsi una Serie B con davvero tanti turni infrasettimanali nel caso in cui fosse a 22. Attenzione a Barreto, la rete della Sampdoria, il vantaggio al 15° con Barreto. Spezia 0 Sampdoria 1. Azione stupenda della Sampdoria, tutta di prima. Barreto ha chiesto l'1-2, ha chiesto il triangolo e poi ha concluso. Questo è un giocatore a volte poco considerato, no? Perché fa un lavoro oscuro nella sua squadra, però è un calciatore sicuramente importante nello scacchiere di centrocampo di Giampaolo. Lo ha dimostrato, ha finalizzato bene, la difesa dello Spezia si è fatta bucare centralmente, avevamo detto che sarebbe stato un impegno severo oggi, perché questa è una squadra comunque che davanti ha fatto vedere già in Serie A di poter far paura a tanti. Vedremo la reazione dello Spezia con De Col che prova ad imbeccare Okereke, gli va a dare una mano anche Galabinov, per il direttore di gara c'è il fallo del nigeriano, calcio di punizione per la Sampdoria. Barreto, una delle bandiere della Sampdoria dal punto di vista di presenze negli ultimi anni, giocatore con un passato nel Palermo, già da alla Sampdoria. Attenzione a questa ripartenza di Caprari, palla al piede, Caprari, gioco di gambe, ancora Caprari che però va ad imbucarsi sulla destra e viene fermato, ma si guadagna un corner, anzi no, rimessa dal fondo. Perplesso Caprari, ma per l'assistente rimessa dal fondo per lo Spezia con la Manna. La Manna è il vice di Perin al Genoa, lo ricordiamo, tante presenze per lui, soprattutto nella stagione 15-16 e 16-17 per quel lungo infortunio dell'attuale portiere della Juventus. Qua sbaglia il rilancio lo Spezia, può ripartire la Sampdoria. Nella ripresa lo Spezia ha molti cambi utili di giocatori e comunque sono partiti anche titolari in questo avvio. Per la Sampdoria c'è solo Ramirez, per il resto sono giocatori della formazione primavera a disposizione di Giampaolo. Colley, Sala, ancora Colley, prova a ragionare, si affida a Ferrari, l'ex veronese, Barreto, quindi Rolando, ancora Barreto, l'autore del vantaggio della Samp. Quagliarella, lo scambio di prima con Caprari, ancora Quagliarella, bene l'aggancio di Jacopo Sala,
il numero 7 ancora in favore di Caprari. Barreto sradica il pallone ad un avversario, serve rollando sulla destra, il cross ribattuto da Augello in fallo laterale. Augello, giocatore che lo scorso anno è stato per Costanza tra i positivi, tra le liete scoperte dello Spezia dello scorso anno di mister Gallo. Sala, Tavares, Colley, Barreto sbaglia il controllo, il pallone termina fuori. Tra i giocatori a disposizione Di Marino c'è anche in panchina Giulio Maggiore, sembra risolversi a breve in positivo con il rinnovo, questa lunghissima e paradossale telenovela di uno dei centrocampisti giovani migliori della Serie B. Sono intanto, c'è un'altra azione centrale. Attenzione, pericolosissima Caprari, della Sampdoria, la parata di Lamanna. Dicevo, sono molto contento di questa possibile fumata bianca per Maggiore, perché davvero è un ragazzo che merita fiducia, soprattutto quando abbiamo giocatori della nostra cantera, dobbiamo valorizzarli, farli giocare, e credo che Giulio Maggiore sia uno dei più promettenti da questo punto di vista. Anche, ricordiamo anche Pietro Ceccaroni che è andato al Padova, quindi certamente anche per lui un'esperienza di crescita in categoria. Ora con Vignali, Maggiore, questi ragazzi devono rappresentare certamente il futuro un po' di questa squadra. E poi teniamo d'occhio anche Figoli, Bastoni, stanno crescendo tutti molto, molto bene, per cui è importante integrarli nel progetto. Okereke prova a velocizzare la manovra, si accentra il nigeriano, lo scambio con Galabinov, poi il ritorno in favore di Crimi, sbagliato. E allora la Sampdoria con Peters, ora Sala, quindi Caprari tra i più pimpanti della Samp, il numero 10, Caprari. Lo scorso anno una stagione a fasi alterne, da eterna promessa mai sbocciata. Colley, Sala, Ferrari, Barreto, Peters, il giovane belga in favore di Caprari, quindi Sala fa salire Rolando. Spezia tutto in fase difensiva davanti Galabinov, c'è il fallo qui di Bidaoui ai danni di Rolando, calcio di punizione per la Sampdoria. Bidaoui, uno degli ultimi arrivati da svincolato in casa Spezia, l'ultimissimo è stato Galabinov, giocatore atteso fino all'ultimo secondo, e la ciliegina sul mercato del direttore generale Guido Angelozzi. Seguiamo questo calcio di punizione per la Samp, barriera 2, quella dello Spezia disposta dalla Manna, andrà a calciare in mezzo Caprari, parabola attesa, il colpo di testa ad allontanare Di Crimi. Ora lo Spezia può ripartire con Galabinov. Bidaoui prova a puntare l'uomo, la palla è buona per Okereke, salta il portiere Okereke, il palo, incredibile, gol mangiato da Okereke, aveva fatto tutto bene, ha colpito il palo in maniera clamorosa. Ci sono gli applausi sportivi del pubblico. Ci sono gli applausi del pubblico, per fortuna che non è campionato, perché lo avremmo inseguito, consentimi la battuta, perché si è rivisto un po' l'Okereke in questo caso di qualche stagione fa, cioè che corre tantissimo,
fa tutto bene, servito benissimo da Bidawi, salta anche il portiere, ma Cincischia perde il tempo per la battuta e finisce per farsi chiudere lo specchio dai difensori e quindi avere poco spazio utile per calciare in porta, e la palla è finita sul palo. Spezia vicino al pareggio quando siamo al 23esimo di questo primo tempo, 1-0 in favore della Samp in questo ottavo trofeo Mattia e Ilaria. In ricordo di Mattia Sorrentino e Ilaria Franchetti, due giovani tifosi prematuramente scomparsi dello Spezia. La Sampdoria con Barreto, Rolando, quindi Ferrari. Pericolo scampato per la formazione di Giampaolo, che resta in vantaggio in virtù della rete segnata al 15esimo da Barreto. È lui a lanciare in avanti i compagni. Ora Quagliarella in ombra fino a questo momento, il più in palla Caprari insieme a Barreto. Ora Bartolomei messo giù da Caprari, l'arbitro fa proseguire sia Marino che Giampaolo in piedi a scrutare l'orizzonte in questa sfida amichevole. Per ora buoni ritmi di questa gara. Ferrari, Rolando, ancora Ferrari, Peters, per poco ne approfitta Ucherec, lo Spezia può ripartire con una rimessa laterale, mentre Giampaolo ha qualcosa da dire a Junior Tavares, gli ha detto: dovevi seguire l'azione più avanti, ti sei fatto cogliere impreparato. Terzi fermato da Ferrari, questo rilancio Quagliarella, ora Caprari, si lotta a centrocampo, Peters alla meglio, la Sampdoria con Caprari, De Frel, autore di una doppietta nella sfida con il Napoli di una settimana fa. Caprari trova la collaborazione sulla sinistra in Junior Tavares, ancora il brasiliano, lo Spezia cerca di serrare i ranghi e recupera palla con Galabinov. Okereke si guarda all'indietro, Bartolomei, ancora Okereke, Crimi, Bartolomei, l'ex Cittadella lo scorso anno autore di 5 gol tra campionato e playoff. Augello, Berbidawi, fa volare Augello, attenzione la parata di Raffaella, non l'ha presa benissimo Crimi, comunque Spezia insidioso. Sì, è già, sono già alcuni minuti che lo Spezia si fa vedere nell'area sampdoriana e questo è un segnale importante, perché si trovano nuove trame di gioco e si stanno inserendo molto bene sia Bidawi, che appunto ha illuminato prima l'azione in occasione del palo di Okereke, ma devo dire anche Galabinov, che fa molto movimento rispetto già a qualche partita fa, sembra pian piano gradualmente crescere di condizioni. Barreto per De Frel, fermato con esperienza da Terzi, ora Filippo De Col. Bartolomei lotta con Peters, quindi Colley, Tavares, si torna indietro a Rafael. Colley, mentre il pubblico continua ad incitare lo Spezia dopo questi ultimi 5 minuti propositivi per la formazione di Marino. Palla lunga per Quagliarella, Gianni lo ferma con destrezza, ora Augello prova a ripartire sulla sinistra, si deve fermare, fronteggiato da Barreto. Bidawi per Ricci, l'ex centrocampista della Salernitana, spazio davanti a sé, il cross per Okereke che non ci arriva per un soffio. Tutto molto bello sulla sinistra, cross davvero pericoloso quello di Ricci. Sì, si è inserito bene sulla sinistra Ricci, ha messo una palla invitantissima in mezzo, Okereke era in ritardo, ma probabilmente perché il suo movimento avrebbe dovuto essere a tagliare verso l'interno, non invece sul secondo palo, e la palla lì era più facile che gli sfuggisse. Se si fosse invece incuneato centralmente avrebbe anticipato il movimento anche del difensore. Spezia, ricordiamo che sta ancora aspettando un giocatore importante per le trame offensive come Mastinu.
soprattutto per i cross che si aspetta Galabinov, giocatore dotato di una forza aerea importante ma anche forza fisica. In questo caso supera due avversari di prepotenza, serve il pallone a Bidawi, gioco di gambe per l'esterno marocchino, Galabinov per Bartolomei, conclusione fuori ma viene toccata da qualcuno, l'arbitro è lì, vede tutto, calcio d'angolo per lo Spezia. Spezia che ha trovato il coraggio dopo il vantaggio della Samp di farsi insidiosa davanti in più di un'occasione. Calcio d'angolo con Bartolomei sul punto di battuta, in mezzo Gianni e Galabinov ma anche Capitan Terzi, Augello al centro, allontana di pugno Rafael, palla fuori davanti agli occhi di mister Giampaolo. Terzi, il cross, il colpo di testa in questo caso di Bidawi, il pallone fuori. Bidawi minuto dopo minuto sta venendo fuori, sta acquisendo gradualmente la condizione utile anche per il campionato. Sì, è un'alternativa importante, chiaramente come dicevi manca ancora Mastinu che comunque è un giocatore che l'anno scorso ha dimostrato tutto il suo valore in questa categoria, deve recuperare da una condizione non brillante, conseguenza anche dei guai fisici. Lo sta facendo, ne ha tutto il tempo perché credo che lo Spezia da questo punto di vista stia con mister Marino studiando tante possibili varianti nel suo schieramento, ma sempre pericoloso, magari concedendo qualcosa di più in posizione arretrata come in questo caso, però ha chiuso bene Gianni, quindi altro calcio d'angolo per la Sampdoria. Corner per la Samp, Bidawi, 41 presenze negli ultimi due anni ad Avellino, poi il fallimento del club irpino e lo svincolo di Bidawi che si è accasato in riva al Golfo. Sul punto di battuta Caprari, calcio d'angolo, esce la manna in due tempi. Fa ripartire lo Spezia con Ricci Occherè che allarga sulla sinistra per Bidawi, mette a terra, Bidawi entra in area, ancora lui, si deve fermare, Bidawi, attenzione, ribattuto in calcio d'angolo, bene lo Spezia, benissimo in questi 15 minuti. Giampaolo un po' perplesso per una Samp in sofferenza. Si sta giocando bene lo Spezia, approfitta di una Sampdoria rimaneggiata ovviamente sia a centrocampo che dietro, tiene giustamente lontana la palla dalla propria area di rigore perché lì chiaramente la Sampdoria invece è quasi al completo e può essere letale. Bartolomei in mezzo di testa, Galabinov fuori, altra occasione per lo Spezia. Si sta collezionando occasioni, ora sono 31 minuti che la partita è iniziata e direi che almeno nell'ultimo quarto d'ora lo Spezia ha decisamente preso campo e questo è comunque un segnale di personalità perché siamo al cospetto di una squadra di categoria superiore e quindi è bene mostrare ovviamente alcun timore reverenziale nonostante si tratti di avversari più titolati. Colley, quindi Ferrari, la Sampdoria prova a ripartire dopo aver incassato qualche colpo dallo Spezia senza nulla ferire perché i blucerchiati sono sempre in vantaggio in virtù della rete segnata da Barreto al 15° di questo primo tempo. La manna. Colpo di testa di Ferrari ad anticipare Galabinov che ora riceve palla. Ricci, quindi Augello, ancora Ricci, Augello per Gianni. Gianni che lo scorso anno si è conquistato a metà del girone di andata il posto da titolare, aveva tanta concorrenza per il ruolo, c'era Capelli, c'erano anche Ceccaroni ed altri,
poi mister Gallo ha deciso di presentarlo quasi sempre in campo al fianco di terzi. Bartolomei, Okereke al limite dell'area, serve Bartolomei, il cross sul secondo palo, allontana Ferrari, ora qualche difficoltà per Ricci, il pallone termina tre piedi di Caprari, tunnel ad un avversario, ora Rolando, Barreto, De Frel, uno dei giocatori più in ombra di questa partita. Okereke in profondità, viene lanciato Okereke, Okereke il tiro, rete! Okereke! 1-1! 1-1! Rete del nigeriano che stavolta punisce Raffaella. E vedi, stavolta ha fatto un gol molto più difficile di quello che ha sbagliato prima. Si vede che sta imparando da Quagliarella, che è dall'altra parte, perché ha fatto una discesa davvero importante, ha controllato palla e ha fatto partire un destro sotto l'incrocio imprendibile per il portiere, nonostante fosse sul suo palo. Pareggio dello Spezia con Okereke, qui implacabile come non lo era stato prima. Tutto da rifare per la Samp. A segno Barreto al quindicesimo, quindi poco fa Okereke. Colley. Molto macchinoso il centrale della Samp, soprattutto nell'impostazione della manovra. Lo va a fronteggiare Crimi, ancora Colley, più volte nel precampionato Giampaolo ha provato ad abituarlo al calcio italiano, a manovrare già dalla difesa con risultati alterni. Barreto, Quagliarella al limite dell'area, fermato da Crimi in collaborazione con un compagno, poi Crimi subisce fallo. Autore di questa irregolarità è Barreto, calcio di punizione per lo Spezia. Uno Spezia dal ventesimo in poi davvero positivo e brillante. Terzi per De Col. Due giocatori con molte presenze ormai in maglia bianca, confermati anche quest'anno da mister Marino e da Angelozzi. Augello, Gianni, allarga sulla destra per Filippo De Col, Okereke, Bartolomei, prova a ripartire Okereke, eccolo lì, la saetta dello Spezia, fermato da Rafael che deve uscire. Per un attimo non ha capito neanche lui dove andava il pallone, ha messo in difficoltà anche Colley, è uscito Rafael. Augello, Spezia in possesso palla, Augello supera bene Barreto, il cross di Augello, la palla resta lì, incredibile, non ci arriva Galabinov e per poco Tavares non combina la frittata. Spezia davvero ottimo in questo frangente. Seguiamo ancora questa ripartenza della Samp con Quagliarella servito, attenzione, fermato dalla Manna. Sì, Okereke autentica spina nel fianco negli scorsi minuti della Sampdoria, ora lo Spezia meriterebbe addirittura qualcosa di più di un gol. Diciamo che mi è piaciuto molto anche il movimento di Augello, che è un ragazzo comunque interessante, ha fatto vedere alcune cose buone l'anno scorso nelle poche volte in cui è stato chiamato in causa. Diciamo che Crivello può tranquillamente crescere di condizione, perché comunque il ruolo è efficacemente coperto. Ha messo in mezzo un bel cross, peccato che non ci sia arrivato Galabinov, perché era una palla davvero invitante sia per lui che per l'altro compagno che arrivava sul secondo palo. I tifosi si aspettano i primi gol dell'attaccante bulgaro, che fino ad ora non ha ricevuto
in queste sfide iniziali grandissime palle dalle corsie laterali. Vedremo. Sbaglia qui Ferrari per Tavares, Sampdoria un po' sconsolata e mister Giampaolo sta prendendo appunti. Prove importanti soprattutto per giocatori come Colley, come Tavares, come anche Caprari, che è partito sempre dalla panchina nelle sfide ufficiali in questa stagione, ma è un giocatore che si vuole sicuramente ritagliare il suo spazio. Terzi, palla al piede, supera il centrocampo, allarga dall'altra parte dove è pronto a ricevere Bidaoui. Bidaoui entra in area, ancora l'ala marocchina, il tiro, nessun problema per Rafael. Chiamava palla Bartolomei, chiamava palla dall'altra parte anche Augello, qui ha voluto fare tutto da solo Junior Tavares. Mentre ci stiamo avvicinando alle fasi finali di questo primo tempo, 1-1 tra Spezia e Sampdoria per questo ottavo trofeo Mattia e Ilaria. Ricordiamo che il ricavato di questa sfida verrà devoluto in beneficenza alle famiglie colpite dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi a Genova. Barreto Peters, quindi Quagliarella per Junior Tavares, il brasiliano fronteggiato da De Col, sbaglia qui, poi recupera palla. Okereke rinvigorito dal grandissimo gol, copre anche bene in difesa. Qua Barreto non si è capito cosa voleva fare e regala palla allo Spezia. Augello, Gianni, La Manna, colpo di testa di Peters, il gigante della Guinea, del centrocampo della Samp, giocatore giovane. Della primavera, ma che è stato acquistato anche per prospettive di prima squadra dal Bruges. Riparte La Manna, ancora meno di 5 minuti al termine di questo primo tempo, 1-1 tra Spezia e Samp. Qui Okereke si scusa con Bartolomei. De Col, quindi Terzi, Augello, palla lunga a favore di Bidaoui, può partire sulla sinistra, ancora indietro Galabino, entra in aria in questo momento Bidaoui, scarica all'indietro per Ricci, ora Bartolomei dai 30 metri scarica su Okereke, il cross allontana Ferrari, ora definitivamente Peters, quindi ancora Terzi. Spezia che davvero in questo primo tempo meriterebbe qualcosa di più anche per mole di gioco e possesso palla. De Col, Bartolomei, Ricci allarga per Augello, Crimi per Gianni, ancora Augello, scorso anno si è alternato con Lopez sulla corsia sinistra. Bidaoui per Augello, Augello entra in area, il pallone sul destro, lo riporta sul sinistro, il cross, attenzione a Okereke che si salva con il brivido Junior Tavares. Ogni volta che arriva una palla in mezzo all'area sono dolori per la Sampdoria e anche in questa occasione la difesa centrale blucerchiata è sembrata molto incerta. Per poco non ne approfittava di nuovo Okereke. Di certo Ferrari e Colley davvero non sono all'altezza. Oggi hanno dimostrato di non essere all'altezza di Andersen e di Tonelli. Ricordiamo Berezinski e Murru che compongono il quartetto difensivo. Bidaoui, Bidaoui ribattuto, ora con qualche difficoltà Peters che la tocca con il braccio, calcio di rigore. Calcio di rigore incredibile per lo Spezia, scordinato Peters, ora lo Spezia ha una bella chance per portarsi in vantaggio. Altra clamorosa ingenuità
della difesa ospite, c'è stato un controllo con il braccio per andare a liberare da parte di Peters e l'arbitro lo ha visto, giustamente ha fischiato il calcio di rigore. Oggi non c'è il VAR per rivedere se si tratta di una decisione corretta o meno, però pensiamo di sì, perché non abbiamo visto grandi proteste. Adesso calcio di rigore. Galabinov sul punto di battuta, Galabinov contro Rafael, parte il bulgaro, Galabinov, gol, rete, Galabinov, Spezia in vantaggio, Spezia 2, Sampdoria 1. Importante sbloccarsi per Andrei Galabinov, è il gol che arriva, il primo su calcio di rigore qui al picco, e è una, comunque un'iniezione di fiducia e corona secondo me un primo tempo che, a parte il primo quarto d'ora in cui la Sampdoria ha fatto vedere davanti con i suoi attaccanti che può davvero far male, per il resto mezz'ora di dominio assoluto dello Spezia, e ora a un minuto dalla fine del primo tempo è un 2-1 meritato. E intanto se la ridono in panchina Marino e Di Natale, nel senso buono, soddisfatti per questa reazione dello Spezia. Spezia che potrebbe a questi punti chiudere in vantaggio questa prima frazione. Dopo la rete di Barreto, il pareggio di Okereke e il vantaggio su rigore regalato da questa ingenuità di Peters, realizzato da Galabinov. Okereke, fallo di Sala. Terzi sul punto di battuta. Spezia che sta affrontando questa sfida con uno spirito importante, come se fosse una partita di campionato. Sampdoria così così. Finisce il primo tempo allo scoccare del 45esimo. Spezia che chiude in vantaggio questa frazione 2-1. Dopo la rete della Samp di Barreto al 15esimo, il pareggio di Okereke al minuto 34 e il rigore di Galabinov al 43esimo. Giudizio sommario sullo Spezia in questo primo tempo. È uno Spezia che credo vorremmo vedere anche in campionato da qui in avanti, lo abbiamo in parte visto nella vittoria contro il Brescia. È una squadra che ha avuto bisogno magari di un quarto d'ora di studio, ovviamente si trova davanti una formazione di categoria superiore importante come la Sampdoria, però dopo quel quarto d'ora di incertezza e di soggezione alle trame ficcanti degli attaccanti blucerchiati, ha preso in mano le redini del gioco e non l'ha più lasciato fino alla fine del primo tempo, quindi chiude meritatamente in vantaggio 2-1 questo primo tempo. Per questa prima frazione è tutto, Spezia Sampdoria 2-1, ci ritroviamo tra poco per la ripresa di questa sfida con Gianluca Tinfena e Marco Mora. Di nuovo insieme a Gianluca Tinfena e Marco Mora per il secondo tempo di Spezia Sampdoria per l'ottavo trofeo Mattia e Ilaria. Spezia in vantaggio 2-1 al termine dei primi 45 minuti. Primo cambio del match per la formazione di mister Giampaolo. Manda in campo Ramirez al posto di Quagliarella. Poi vedremo i cambi dello Spezia. È entrato in campo Mora. E anche Pierini. Pierini al posto di Bidawi. Quindi Okereke, Bidawi e Bartolomei hanno lasciato il posto a Ghiasi, Mora e Pierini. Tre cambi per lo Spezia, uno per la Sampdoria, Marco. Sì, è iniziata la girandola di cambi, come ricordavi all'inizio la Sampdoria in panchina di quelli come dire un po' da prima squadra ha solamente Ramirez, che infatti è entrato dal primo minuto, poi sono tutti ragazzi della primavera. Lo Spezia invece ha una rosa
al completo quest'oggi e ha l'occasione per far assaggiare il campo in questi secondi 45 minuti a Mora. Anche lui ha bisogno di mettere nelle gambe benzina e condizione, e Pierini, che è stato assoluto protagonista della vittoria con il Brescia, e anche Giasi, che ovviamente ha regalato la vittoria, il 3-2, i primi tre punti alla squadra di Marino. Per la Samp Ramirez è andato sulla tre quarti e c'è stato lo spostamento in attacco di Caprari, che farà coppia con De Frel. Ora è rimasto a terra Dolorante Sala, calcio di punizione per la Samp, sempre 4-3-3 per lo Spezia, con Mora che ha preso il posto di Bartolomei a centrocampo, in avanti Yasi e Pierini hanno preso il posto di Bidawi e Okereke, autore del gol dell'1-1 per il nigeriano. Comunque un primo tempo molto molto positivo. I sanitari della Samp vengono chiamati in campo per questo infortunio, diciamo così, a Sala. Speriamo non sia nulla di grave per lui. Spezia, lo ricordiamo, era passato in svantaggio al quindicesimo quando Barreto aveva portato in avanti la Samp. C'è stato il pareggio al 34esimo di Okereke, quindi al 43esimo il rigore realizzato da Galabinov per un fallo di mano in area di Peters. Sala accompagnato dai sanitari fuori dal campo, vedremo se sarà in grado di proseguire o meno questa sfida. Calcio di punizione per la Sampdoria, sul punto di battuta Ramirez, che fa salire anche Colley e Ferrari. Vedremo che cosa ha in testa l'uruguaiano ex Middlesbrough. Da dimenticare questo suo tentativo. Caprari mantiene la sfera, l'allontana Mora, non c'è la velocità di Okereke a recuperare questo pallone, pallone centrale, Galabinov era molto indietro, si riparte da Rafael, quindi Ferrari che recupera la sua posizione. Peters, Ferrari, Barreto, Colley, li va d'Arnoia, Ghiasi, Mora, Pierini. Il match winner della sfida con il Brescia fa partire De Colla, la testa di Galabinov appena fuori. E abbiamo visto in questa azione molte delle qualità che lo Spezia potrà mettere sul campo quest'anno. È un'azione che è partita dal convergere verso il centro di Pierini, che ha allargato molto bene, poi il cross proprio per la testa di Galabinov, che ha colpito in pieno centro dell'area di rigore, e la palla è uscita davvero di poco. Spezia che inizia bene, come aveva chiuso la prima frazione. Pierini, Augello, ancora l'ex Sassuolo all'indietro per Gianni, quindi Augello alla ricerca di Galabinov, prova a mettere su il pallone, non ci riesce. La rimessa è per la Samp con Rolando. Ramirez, Augello, ancora Ramirez, lo scambio con Barreto, recupera Augello, fallo di Ramirez ai suoi danni. Spezia mantiene il possesso. Ricci, Filippo De Colla, Terzi, ancora De Colla, Lamanna, l'ex estremo difensore del Genoa, allarga sulla sinistra, Pierini, Galabinov, fa ripartire De Colla, Ghiasi, Galabinov, Augello, il cross in mezzo, Mora prolunga, non ci arriva, Ghiasi che rincorre questo pallone, riesce a mantenerlo in campo. De Colla, Ghiasi, ancora Ricci sulla destra, De Colla,
Ricci al centro, Colley anticipa Galabinov, ma è lo Spezia a condurre la sfida. Sì, non è cambiato di molto il copione di questa ripresa rispetto al primo tempo, dopo i primi sei minuti, forse i ritmi sono leggermente più blandi, però è lo Spezia che sembra avere il pallino del gioco e prova a intessere delle trame offensive. Da notare che comunque, nonostante siano cambiati tre giocatori, grosso modo la squadra di Marino ha dei punti di riferimento che rimangono e quindi, cambiando l'ordine dei fattori, il prodotto sembra essere il medesimo, e questa è una nota positiva, soprattutto perché siamo ancora all'inizio della stagione. Una formazione competitiva anche con rincalzi, questo è stato l'obiettivo di Guido Angelozzi nell'allestire la squadra insieme a Pasquale Marino, e sulla carta c'è riuscito. Ora sarà il campo a dare il verdetto, faremo passare alcune gare prima dei sommari giudizi per questo avvio dello Spezia. Spezia che sarà impegnato nella prossima sfida esattamente tra una settimana nella tana della Cremonese di Mandorlini. Colley, Ferrari trova la collaborazione in Barreto, ora Rolando, Ferrari, Spezia tutto chiuso nella propria metà campo, a chiudere tutti gli spazi. Barreto sulla destra si fa vedere, De Frel prova a svegliarsi, Caprari, De Frel anticipato da Mora, un fantasma De Frel in questa gara. Ricordiamo i suoi due gol una settimana fa nel primo tempo contro il Napoli prima del tacco di Quagliarella. Calcio di punizione, fallo ai danni di Caprari, 30 metri alla posizione di Ramirez. Vedremo se saprà indirizzare il pallone in porta dalla lunga distanza. Intanto Giampaolo dà indicazione ai suoi, il più bersagliato è Peters, le ha detto stai lì. Tutto pronto per questa punizione, barriera a due per lo Spezia. Parte Ramirez, il sinistro velenoso ma troppo centrale. De Col, Yasi, palla lunga per Pierini, stop elegante di petto per l'ex Sassuolo, prova ad accentrarsi, allarga il gioco, ci riesce con la collaborazione di Junior Tavares, cross al centro di testa, la palla fuori, ma era in posizione di fuori gioco. Un ragazzo che dopo tanta gavetta in Serie C ha l'occasione di fare bene in B, ragazzo di nazionalità ghanese ma nato a Palermo, quindi doppio passaporto per lui. Rafael, Rolando, Peters viene fermato con le cattive da Crimi, l'arbitro fischia un fallo nonostante il pallone fosse arrivato già dalle parti di De Frel. Colley, lo scambio con Sala, Colley, ancora Sala, uno dei jolly della Sampdoria di Giampaolo. Ramirez, intanto è arrivato un dato ufficiale, sono stati raccolti poco più di 16.000 euro per questa sfida.
7.600 euro, abbiamo capito male dalla comunicazione, che andranno alle famiglie colpite dalla tragedia del Ponte Morandi. Mora ha provato a fare tutto da solo, è stato fermato all'ultimo, dovrà sudare ora per il posto l'ex capitano della SPAL con la fitta concorrenza che c'è a centrocampo. Sala, Barreto, fermato all'ultimo batti e ribatti, ora Gianni in favore di Augello, rincorso da De Frel. De Frel lo scorso anno autore di un solo gol nella sua sfortunata avventura alla Roma su calcio di rigore. Quest'anno due reti in due partite in questo inizio con la Samp. De Frel, Rolando entra in area, gioco di gambe, il cross con qualche difficoltà, la manna, prova a risvegliarsi la Sampdoria. Sì, prova a mettere paura la difesa dello Spezia, però la formazione di Marino sta reagendo bene, tiene comunque uomini davanti a mettere pressione sulla difesa blu cerchiata e già qualche volta si è fatta comunque vedere dalle parti di Rafael. De Colla. Crimi fa tutto bene, deve fermarsi però, aspettare i compagni Ricci, Ghiasi. Crimi, ora Mora per Augello. Pierini, Mora, Augello allo spazio per crossare con il mancino sul secondo palo, salva tutto Junior Tavares, calcio d'angolo per lo Spezia quando siamo al 13° minuto di questa ripresa. Spezia 2, Sampdoria 1 in questa amichevole valevole per il trofeo Mattia e Ilaria. Calcio d'angolo. Ricci. Si presta la battuta, De Colla in mezzo sul secondo palo, Galabinov, Ghiasi, il tiro alto, c'erano tre giocatori liberi sul secondo palo per lo Spezia, sfruttata male qui. Peccato, sì, poteva essere un'altra occasione molto molto pericolosa, però ancora una volta lo Spezia ha confermato di far male con le ali alla difesa doriana, che si è fatta trovare impreparata anche in questa occasione, ha rischiato molto, perché se Galabinov non avesse fatto la torre per l'inserimento di Ghiasi probabilmente avrebbe potuto colpire in maniera ancora più indisturbata insieme a uno degli altri due compagni liberi. Intanto la Sampdoria ha sostituito il numero 5 Ferrari con il 14 Leverbe. Secondo cambio per la Samp, un giovane difensore al posto di Ferrari. Due cambi per la Samp, 3 per lo Spezia. Mora, Ghiasi e Pierini. È bella, Marco, anche l'intesa, no? Che possiamo notare tra Marino e Di Natale, tutte e due in piedi a dare indicazioni allo Spezia. Eh sì, insomma, fa piacere, oltre che per l'intesa che hanno loro, che si conoscono da anni, vedere due uomini così esperti alla guida di questo gruppo, diciamo due perché ovviamente il tecnico è Marino, però siamo sicuri che Di Natale in veste di collaboratore avrà un ruolo prezioso nel dare indicazioni nei momenti magari difficili di questa annata che potrebbero presentarsi, così come ovviamente sarà importante per dare quei consigli tecnici e caricare i ragazzi al punto giusto nei momenti magari in cui si può più essere presi dall'euforia, no? Quindi la sua esperienza di calciatore, di uomo di campo sarà così molto
molto preziosa per questa squadra, proprio perché è davvero poco che ha lasciato il calcio giocato e quindi sente ancora molto quelle che sono le atmosfere, no, della partita. Di Natale nella top 10 dei migliori marcatori della Serie A italiana. Ora Peters sradica il pallone e lo consegna a Colley, che lo regala letteralmente alla manna. De Col. Terzi. Allarga per Augello. Lo va a pressare Barreto. Con difficoltà il pallone arriva a Mora, che si esibisce in un improduttivo colpo di testa. Ramirez. Barreto. Barreto insieme a Caprari, uno dei migliori della Samp. E il gioco di gambe di Pierini in favore di Crimi. Qua il fallo, c'è tutto. Calcio di punizione per lo Spezia. Pierini, Ricci, la palla è buona per Gyasi, ma era partito di qualche centimetro forse in posizione di fuorigioco. L'assistente ha tirato su qualche dubbio. Molto più di un dubbio, a me sembrava un inserimento perfetto di Gyasi su questa palla così filtrante, che ha spaccato in due centralmente la difesa della Sampdoria. Ha alzato la bandierina il collaboratore del direttore di gara, però abbiamo molto più di un dubbio. Ora prova a fare tutto di prima lo Spezia, si arrabbia Marino. La Samp con Sala. Leverb, Colley, Peters. Alex Bruges in favore di Rolando, quindi Barreto. De Frel che deve indietreggiare. Davvero la Samp davanti, al di là dell'avvio, ha creato pochissimo. Rolando ad allontanare Terzi. Ora Ramirez, la scodella in mezzo molto bene, attenzione Barreto, palla di poco fuori, e questa sì che è un'occasione sprecata dalla Samp. Sì, ancora una volta un inserimento di Barreto centrale molto pericoloso. È stata questa una bella azione avviata da una palla di Ramirez, che davvero era data con il contagiri, e poi c'è stata un'ottima sponda, l'inserimento ancora di Barreto, che stavolta non è stato così bravo come nell'occasione del gol del quindicesimo del primo tempo. Ha colpito comunque di collo esterno, era forse una conclusione che, se indirizzata nello specchio della porta, sarebbe stata imprendibile, però ha dato un po' troppo giro al pallone e la sfera è finita così a lato. Rimessa per la Samp davanti agli occhi attenti di mister Giampaolo. Qui c'è il fallo di Gianni ai danni di De Frel. Calcio di punizione dal limite dell'area per la Sampdoria, e Ramirez va già a posizionarsi. Ramirez, Barreto o Caprari? Ma il sinistro è quello di Ramirez. Opportunità qui insidiosa per lo Spezia. Ramirez, giocatore molto abile nei tiri da fermo. Sì, è una posizione forse un po' defilata, però certamente Ramirez ha le qualità per concludere in porta da quella posizione. Se fosse stata un pochino più centrale sarebbe stato davvero la sua mattonella ideale. Da lì è un po' più difficile, ma vediamo, la manna ha piazzato una folta barriera, ma ci sono anche tre giocatori della Sampdoria a disturbare. È possibile anche che Ramirez calci verso di loro. Tutto pronto,
parte Ramirez, palla fuori, troppo alta. Tutto ok per lo Spezia. Quando abbiamo superato il 20° della ripresa, Spezia sempre in vantaggio 2-1 sulla Sampdoria, sta decidendo il calcio di rigore messo a segno al termine del primo tempo da Galabinov. Terzi, La Verbe, ora Rolando, ancora il neo entrato La Verbe per Jacopo Sala, si è ripreso dopo il leggero acciacco. Colley, lo Spezia va a fare pressione, allora si riparte da Rafael. Qui Mora, tutto regolare, a lottare con Barreto. Ramirez, Barreto di prima, De Frel anticipato da Augello, quindi decolla, applausi sinceri da parte del pubblico dei distinti indirizzati ad Augello. Intanto l'appello da parte della curva, tutti a Cremona a sostenere lo Spezia nella prossima trasferta di campionato, in attesa del verdetto da parte della federazione, del CONI, dal punto di vista della composizione dei campionati a 19 o a 22. Sapremo tutto martedì. Caprari al centro dell'area, si rifugia Gianni e lo Spezia riparte. Junior Tavares per Colley, Barreto, Ferrari, qui Galabinov, perde palla, si lamenta per un presunto fallo ai suoi danni. Galabinov che sta recuperando gradualmente la forma fisica ottimale. Troppo lungo questo pallone per De Frel, pericolo scampato per lo Spezia. Cioè, l'hai visto un cambio, intanto un altro cambio nello Spezia. Chiaramente Marino cercherà di ruotare tutti gli uomini che ha a disposizione in panchina. Oggi c'è assoluta libertà da questo punto di vista, quindi è bene fare ora gli allenamenti, perché poi quando il campionato entrerà nel vivo, e si spera di capire come entrerà nel vivo, con quante squadre, allora le scelte conteranno molto. Augello troppo lungo sul secondo palo, rincorre la sfera Crimi, il tacco e la rimessa laterale in favore dello Spezia. Comunque sarebbe importante, comunque di prestigio, vincere questo trofeo, questa amichevole contro la Sampdoria in vista, no Marco, della prossima sfida di campionato. Vincere aiuta a vincere, quindi anche oggi, nonostante sia una gara amichevole, nonostante il fine della solidarietà sia quello preponderante in questa giornata, oltre a trovare maggiori automatismi, il risultato soprattutto si è ottenuto meritatamente, come è accaduto allo Spezia nel primo tempo, dà sempre quella spinta in più per poi affrontare la settimana con entusiasmo. Comunque imparare da qualche grande campione come Quagliarella, e per cui avere una maggior fiducia nei propri mezzi quando poi si vanno ad affrontare le squadre della propria categoria. Intanto per la Samp è pronta ad entrare anche Baluli. Appena il pallone uscirà, il numero 20 Blu Cerchiato è pronto a fare il suo ingresso. Tavares all'indietro per Rafael, che sbaglia l'appoggio ad un compagno, Crimi, Galabinov, il tiro ciabattato tra le braccia di Rafael. Tavares, Colley, qui Galabinov poteva fare qualcosa di meglio,
Sì, poteva fare di meglio anche perché aveva il tempo eventualmente di stoppare il pallone e di portarselo in maniera più agevole verso la porta di Rafael. Ha tirato di prima intenzione ma ne è uscito un tiro strozzato. Si vede nei movimenti che nonostante sta cercando di recuperare la miglior condizione è ancora un po' legato, ancora un po' legnoso. È un giocatore che ha bisogno di minuti nelle gambe, la stazza è evidente, quindi ha bisogno di aumentare i giri durante la preparazione. Quando sarà al top della condizione, allora sarà in grado di garantire quel contributo in termini non solo di fisicità ma anche in zona gol, in termini di presenza costante nell'area di rigore avversaria, che ancora oggi non riesce ad esprimere al massimo. Esce dal campo De Frel, entra Baluli. De Frel praticamente non si è visto oggi. No, se eccettui solo una conclusione nel primo tempo, respinta in corner su un suo sinistro, un'incursione dopo 5 minuti, quando la Sampdoria era partita bene in quel primo quarto d'ora dove solamente ha fatto vedere le cose migliori, poi si è un po' defilato, un po' sparito dal campo, però dobbiamo dire che oggi è in buona compagnia perché anche Quagliarella... Attenzione, Ghiasi ora ha sforbiciata di Tavares a salvare tutto. Anche Quagliarella, dicevo, si è visto poco, quindi chiaramente il pensiero probabilmente va anche un po' alla condizione migliore in vista della trasferta di Frosinone. Augello, Colley allontana, Spezia che continua con il ritmo tambureggiante sulle corsie laterali e prima o poi arriverà il pallone utile per la testa di Galabinov, che comunque si è sbloccato su rigore al 43esimo per il 2-1 dello Spezia. Junior Tavares, Peters, palla per il neo entrato Baluli, prova a destreggiarsi bene a servire Caprari, ora all'indietro per la manna, riparte lo Spezia tra gli applausi del pubblico. Ricci, Augello, Pierini prova ad andare via a Rolando, due giocatori su di lui, bravissimo qui Pierini, Galabinov non benissimo, Caprari fermato in maniera irregolare, punizione per la Samp quando ci stiamo avvicinando al 29esimo di questa ripresa, Spezia 2 Samp 1. Pierini tra i giocatori più in forma di questo avvio dello Spezia, brevilineo, una delle liete sorprese di questo avvio. Sì, si muove bene a passo, a gamba, si vede, in questo momento è in condizione anche perché certamente non ha bisogno dei tempi dei giocatori più massicci, è appunto un rapido, uno che fa del gioco di gambe la sua caratteristica principale. Abbiamo imparato ad apprezzare tra i suoi movimenti quello di accentrarsi e molto spesso così facendo libera compagni sul fronte opposto e poi al tempo stesso quando la palla arriva dal versante contrario a quello in cui gioca lui sa inserirsi bene in area di rigore. Barreto per Sala, Sala ci pensa lui, ribattuto da Mora, ora Leverbe sbaglia l'appoggio, prova a ripartire lo Spezia, Pierini per Galabinov che però rallenta il gioco, di nuovo da Gianni, Augello, Crimi, Mora, Galabinov fermato in maniera regolare da Peters, ora Sala, la Samp per provare perlomeno a pareggiare questa sfida che lo Spezia sta conducendo meritatamente, conclusione di Baluli, troppo centrale. Lo scorso anno, Marco, il grosso problema degli infortuni ma anche dell'affidabilità totale dei portieri, quest'anno
si dovrebbe andare sul sicuro con Lamann scelto da Angelozzi tra i primi acquisti dell'estate. Sì, è un acquisto importante perché dal portiere si costruiscono le squadre, e le difese in particolare. L'anno scorso è vero, è stato un anno insolito per lo Spezia, dove ci sono stati tanti portieri che si sono alternati, vuoi per infortuni, vuoi per rendimenti non ottimali dal punto di vista tecnico. E si sa che non avere un portiere titolare dà incertezza un po' a tutto il reparto difensivo, ma anche alla squadra nel suo complesso. Quest'anno il problema credo sia stato risolto, perché Lamann è vero che era il secondo a Genova, però è il secondo di giocatore del calibro di Perin, e quando è stato chiamato in causa si è sempre fatto trovare pronto. Lamann, pupillo di Angelozzi dai tempi del Bari. Intanto il prossimo ad entrare sarà Giulio Maggiore, ma dopo questo calcio d'angolo. Calcio d'angolo per lo Spezia. Area della Samp affollatissima, anche Crimi e Mora all'interno dell'area di rigore. Pallone respinto da Rafael, il colpo di testa di De Col per favorire i compagni. Ora De Col va a servire Ricci, il colpo di testa di Pierini, tutto centrale e facile per Rafael. Intanto triplo cambio in vista con Capradossi, Gudjonsson e Maggiore pronti ad entrare in campo per lo Spezia. Qui Crimi sradica questo pallone tra i migliori dello Spezia, l'ex Entella qui commette fallo e sono pronti ad entrare Maggiore, Gudjonsson e Capradossi. Un cambio per reparto per Marino. Eh sì, grande scelta per mister Marino. Sono ragazzi anche questi molto interessanti. Maggiore lo conosciamo bene, e dobbiamo scoprire Gudjonsson e Capradossi, che sono due nuovi arrivati e promettono di essere sicuramente altri due innesti preziosi, quantomeno dal punto di vista dei ricambi. Sono giovani di qualità, giovani che devono farsi conoscere, farsi apprezzare dal pubblico del Picco. E una sottolineatura, una menzione mi piace farla anche per De Col, che davvero è cresciuto tanto in questo ultimo anno. Lo abbiamo visto già al top nella scorsa stagione, quest'anno deve confermarsi ad alti livelli, perché rispetto al De Col dei primi tempi, della prima volta a Spezia, in quest'ultima fase Filippo fa sempre la cosa giusta, ha migliorato il suo apporto nel cross, ha migliorato il suo apporto in fase difensiva e ragiona di più con il pallone tra i piedi, e questo è un dato importante. Sì, è diventato uno dei giocatori importanti per la categoria. La Samp ha sostituito Barreto con Iacchi, quindi quarto cambio per la Samp. Vedremo l'apporto di Gudjonsson, che di fatto è l'alternativa a Galabinov. In avanti Capradossi è entrato al posto di Gianni, mentre Maggiore al posto di Crimi. Intanto c'è qualche problema per un giocatore dello Spezia, si tratta del neo entrato Capradossi. Tanti applausi oggi anche per Crimi, l'ex Entella. Lo dicevamo nel primo tempo, ha fatto vedere non solo di essere un lottatore, ma di avere anche dei buoni mezzi tecnici, delle buone doti da questo punto di vista. E credo possa essere un elemento prezioso per il centrocampo di Marino. Oggi, se dovessi scegliere la palma del migliore in campo a 10 minuti dalla fine, la darei proprio a lui. Bene, positiva la prova di Crimi come quella di tutto il centrocampo dello Spezia. La Paradossi deve uscire, nulla di grave per lui, aveva subito un colpo dopo pochi istanti dal suo ingresso in campo. Si riparte quando mancano 10 minuti alla fine di questa partita
che lo Spezia sta conducendo 2-1, tutto nel primo tempo. Prima Barreto per la Samp al 15°, poi il pareggio di Okereke che al minuto 34, al minuto 43 il rigore realizzato da Galabinov. Gudjonsen di testa, riesce a toccare per primo ma non abbastanza per servire un compagno. Rafael invita la Sampdoria alla calma, la Verb, Colley. L'ex giocatore del Genk, ora in favore di Peters. Gudjonsen lo va a fronteggiare, Gudjonsen figlio d'arte, nazionalità islandese, suo padre ha giocato tanti anni in Premier League, per lui un'occasione nel calcio italiano dopo aver iniziato in Islanda nella seconda serie. Colley. Le Verve, Peters. Sala. Le Verve, Colley. Quindi Sala. Caprari si trascina il pallone fuori. Mentre con un cerotto è rientrato Capradossi, l'arbitro va a valutare se è tutto ok, tutto regolare, rientra Capradossi e si riposiziona al fianco di Terzi. Sì, era appena entrato Capradossi, quindi per fortuna le conseguenze non sono tali da farlo restare a bordo campo. Torna un islandese a Spezia dopo Magnusson e ci auguriamo che insomma la sua esperienza sia almeno pari a quella dell'ex juventino, perché Magnusson ha fatto comunque bene da queste parti. Chiaramente Gudjonsen parte. Attenzione a Gudjonsen, fermato all'ultimo qui, occasione per lo Spezia ancora. Eh sì, Gudjonsen dicevo parte come riserva di Galabinov, quindi avrà non tantissime chance per mettersi in mostra, però chiaramente dovrà dare il giusto ricambio al bulgaro. Dicevo di Magnusson, che è comunque un nazionale islandese, è cresciuto molto dopo l'esperienza a Spezia, quando era qui insomma era molto giovane, quindi chiaramente per lui è stata un'esperienza che lo ha fatto crescere, un'esperienza comunque positiva. Ecco proprio Gudjonsen. Gudjonsen che prova a servire Pierini, con affanno la Sampdoria rimedia. Capradossi, scuola Roma, in prestito allo Spezia dopo l'esperienza di Bari, per lui anche 4 presenze con l'Italia Under 21. Augello, Pierini, calcio d'angolo per la Samp. Spezia che sembra controllare abbastanza agevolmente questo finale di gara. Seguiamo questo calcio d'angolo quando siamo al minuto 39 di questo secondo tempo. E ancora la Samp rimedia in corner. E a breve ci sarà un'ulteriore sostituzione. Cross sul secondo palo, esce benissimo qui Rafael, fa ripartire la Samp. Cambio tra i pali. A breve con Manfredini pronto a rilevare la manna. Colley. Sala. Ancora 5 minuti per le speranze di pareggio della Samp. Ricordiamo che oltre a essere un amichevole è un trofeo, quindi in caso di parità si andrebbe avanti, ma lo Spezia sta amministrando questo vantaggio. Entra Manfredini, esce la manna. Manfredini, ragazzo che lo scorso anno, quando è stato impiegato, ha dimostrato di essere un ottimo dodicesimo per la B.
Sì, è sicuramente tra coloro che si sono alternati in porta nella scorsa stagione quello che ha fatto meglio. È stato acquistato come portiere di esperienza, soprattutto ricordiamo i suoi anni a Modena, e quest'anno è il 12° di La Manna, è un portiere comunque affidabile per questo ruolo. Augello per Gudjonsen con la spalla, con la forza. Ora Giulio Maggiore, dicevamo di una telenovela che potrebbe concludersi presto con il suo rinnovo. Pierini, il cross in mezzo, colle e anticipa di un soffio Gudjonsen. Buono l'approccio alla partita dell'islandese. Classe 98, la stessa età di Giulio Maggiore. De Col, Ricci, De Col, Mora, Capradossi, Terzi. Il capitano dello Spezia alla ricerca di De Col. Troppo lungo questo suggerimento. Intanto i minuti passano, ne mancano 3 più eventuale recupero alla fine di questo trofeo Mattia Ilaria, per ricordare Mattia Sorrentino e Ilaria Franchetti, tifosi della curva prematuramente scomparsi. Amichevole comunque prestigiosa che lo Spezia sul campo ha dimostrato di meritare di vincere. Yasiva via, messo giù, calcio di punizione per lo Spezia. Mora, Capradossi, quindi Terzi, il pallone in favore di Pierini. Palla fuori, rimessa per la Sampdoria. Ha qualcosa da dire all'arbitro Totò Di Natale, in piedi insieme a Marino nella versione La Strana Coppia, ovvero un duo importante per lo Spezia di quest'anno. Leverba. La Sampdoria ha ancora pochi minuti per pareggiarla, ma nella ripresa non ha creato granché. Pierini in avanti per Gudjonsen, che rincorre questo pallone. Leverbe in vantaggio, scarica su Rolando Peters, ancora Rolando in favore di Colley. Manfredini col brivido. Ora il pallone regalato alla Sampdoria e Iachi, duello con Ricci, ora ancora la Samp, cross in mezzo, il tiro che termina di un soffio alato di Baluli. Brivido. Sì, è stata una delle occasioni più pericolose per portare al tiro la Sampdoria, un rasoterra secco che è passato a lato della porta difesa in questi ultimi minuti da Manfredini. Certamente lo Spezia sta ormai cercando di controllare, poi ha praticamente stravolto la propria formazione rispetto all'inizio di partita, per cui ormai mira a portare in porto questo 2-1, che sarebbe un risultato di prestigio, un risultato importante anche per la convinzione degli aquilotti tra le mura del Picco. E si sa quanto sia importante, specie da queste parti, il fattore campo, e quindi finisce così, bene. Finisce qui, lo Spezia batte la Sampdoria 2-1 e si aggiudica il trofeo Mattia e Ilaria. Il gol di Barreto al 15° della Samp, il pareggio di Okereke al minuto 34 e il gol decisivo di Galabino va al 43°.
Ora ci saranno le premiazioni. Marco, il migliore e il peggiore in campo di questa sfida delle due squadre. Per quanto riguarda lo Spezia, ti dicevo prima che secondo me Crimi merita la palma di migliore in campo. Non credo tra gli aquilotti di poter mettere un peggiore, perché direi che il peggiore in campo va ricercato nelle file della Sampdoria, e credo che effettivamente, per quanto si è visto, possa essere individuato in Colley, perché la difesa blucerchiata ha ballato molto e ha rischiato di subire ben più dei due gol con i quali si è conclusa la gara. L'attacco non ha brillato, se si eccettua il primo quarto d'ora in cui la Sampdoria ha trovato il vantaggio con una bellissima azione, conclusa poi finalizzata da Barreto, però dobbiamo dire che anche Quagliarella e De Frel sono stati un po' sotto i loro standard abituali. Applausi, solo applausi, applausi sinceri per questo Spezia, uno Spezia generoso, uno Spezia propositivo, uno Spezia vincente in questa sfida amichevole contro la Sampdoria. Quindi il trofeo Mattia Ilaria va allo Spezia per questa ottava edizione. Seguiamo ora insieme le premiazioni di questa sfida. Intanto Totò Di Natale è richiestissimo ai microfoni di Sky. E una Sampdoria deludente sotto molti aspetti. Si parlava di Colley, giocatore acquistato con grande aspettativa, che non ha fatto vedere granché. Abbiamo parlato anche in avanti di Quagliarella e De Frel sotto tono. Siamo alle premiazioni. Siamo alle premiazioni di questo trofeo in ricordo di due ragazzi che non ci sono più. Passano gli anni, ma il vostro ricordo, Ilaria e Mattia con noi, questo lo striscione esposto in curva. Uno Spezia che festeggia questo trofeo, Mattia e Ilaria, grazie a questa vittoria in questa sfida amichevole contro la Sampdoria, nel segno di Okereke e Galabinov, che hanno di fatto portato lo Spezia a questo successo dopo la rete iniziale di Barreto. Sotto la curva in ricordo di questi due ragazzi, ricordiamo che il ricavato di questa sfida va in beneficenza alle famiglie coinvolte nel crollo del ponte Morandi a Genova, nella tragedia di Genova. Si parte con le premiazioni con la Sampdoria e quindi con lo Spezia. Lo Spezia che quest'oggi ha superato la Samp 2-1 grazie alle reti di Okereke e Galabinov, che hanno ribaltato il vantaggio iniziale di Barreto. Una vittoria sostanzialmente meritata sotto tutti i punti di vista per uno Spezia che ora si appresta ad affrontare la prossima trasferta di Cremona nel campionato di Serie B. Sì, una gara senza dubbio dai buoni ritmi, un successo meritato che assegna questo trofeo. Oggi il fine fondamentale è l'acquero della solidarietà, però abbiamo visto anche delle buone cose. Marino ovviamente ha fatto ruotare un po' tutti i suoi giocatori a disposizione, mentre assistiamo alla premiazione con il trofeo che quindi va meritatamente agli aquilotti. A parte i primi 15 minuti in cui la Sampdoria ha fatto vedere buone cose, poi lo Spezia ha sempre mantenuto il pallino del gioco
ed ha ottenuto un 2-1 meritato, portando in porto questa gara e dando buone indicazioni anche per quello che sarà poi il prosieguo del campionato. Ci possiamo lasciare così con le note di Bella Spezia intonate dalla curva Ferrovia e la vittoria dello Spezia in questo trofeo Mattia e Ilaria grazie a Okereke e a Galabinov del 2-1 finale. Sì, ricordiamo ancora quindi che al di là del pomeriggio importantissimo per la solidarietà si sono raggiunti poco meno di 8.000 euro di incasso, ci aspettavamo da questo punto di vista qualcosa di più, ma è una serata di fine estate. Comunque va in archivio questa amichevole con l'ottavo trofeo Mattia Ilaria che viene assegnato meritatamente allo Spezia che ha battuto 2-1 la Sampdoria. E allora dall'Alberto Picco salutiamo il TLS Giornale con il quale siamo collegati in diretta, da Marco Mora e Gianluca Tinfena è tutto, appuntamento alle prossime sfide dello Spezia da vivere insieme con la nostra programmazione sportiva e le nostre trasmissioni.